Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento sui bilanci armonizzati. In particolare oggi trattiamo il tema del bilancio di previsione armonizzato con la dottoressa Ivana Rasi. È il quarto appuntamento questo che abbiamo con la dottoressa Rasi. I primi due appuntamenti hanno avuto ad oggetto le previsioni di entrate e di spese nel bilancio armonizzato, il secondo gli equilibri di bilancio armonizzato e i nuovi schemi di bilancio. Il terzo appuntamento, così come quello di oggi, ha invece ad oggetto la risposta ai principali quesiti che sono pervenuti nel corso di queste settimane all'indirizzo email assistenzaarmonizzazione@fondazionifel.it, così come i quesiti inevasi che sono stati, si sono accumulati nel corso dei webinar precedenti. Come per i webinar precedenti e così come per i webinar sul rendiconto armonizzato, i quesiti pervenuti sono stati tematizzati per categorie omogenee. Quindi non troverete necessariamente il quesito che avete formulato, che ciascuno di voi ha formulato, troverete piuttosto la tematica che avete sollevato così numerosi. I quesiti sono ancora tanti, i dubbi sono ancora tanti, quindi cedo direttamente la parola alla dottoressa Rasi per la trattazione degli argomenti trattati, augurando a tutti voi buon lavoro. Buon pomeriggio a tutti. Abbiamo cercato di suddividere per tematiche appunto i maggiori dubbi che ci sono nella predisposizione del bilancio di previsione, soprattutto in questo periodo. E iniziamo quindi subito con un tema abbastanza caldo. Si tratta delle consultazioni referendarie del 17 aprile. Dunque, dobbiamo anticiparvi che da pochi giorni che su Arconet abbiamo la risposta ad un quesito fatto da un comune relativamente alle possibili variazioni che possono essere apportate al bilancio provvisorio per creare gli appositi stanziamenti di spesa necessari per affrontare il referendum del 17 aprile. Cosa dice Arconet? La risposta che dà sulla base dei principi contabili, innanzitutto, è quella di ritenere possibili anche in esercizio provvisorio variazioni compensative tra gli stanziamenti di spesa all'interno della missione 1, programma 7, anagrafe elettorale. Anagrafe dei servizi di anagrafe elettorale. Infatti, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede in esercizio provvisorio la possibilità di effettuare variazioni all'interno del bilancio provvisorio fra macroaggregati che sono compensativi all'interno dello stesso programma o comunque rimanendo all'interno dello stesso macroaggregato tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato. Qual è la differenza in questo caso? Che nel primo caso la competenza sarà di giunta, nel secondo caso sarà del dirigente responsabile del servizio finanziario, a meno che il regolamento di contabilità non abbia attribuito questo potere direttamente ai dirigenti responsabili del procedimento di spesa. Se le risorse che si riesce a stornare tra capitoli appartenenti allo stesso macroaggregato, tra capitoli appartenenti a macroaggregati diversi, purché appartenenti allo stesso programma, non sono sufficienti, sempre rifacendosi al principio contabile applicato, Arconet suggerisce di effettuare un prelevamento dal fondo di riserva perché e durante l'esercizio provvisorio è possibile
possibile utilizzare anche il fondo di riserva. Qual è l'ultimo, diciamo, l'ultimo suggerimento o comunque l'ultimo procedura applicativa che Arconet prevede e che non è scritta nei principi contabili? Quindi nel caso di incapienza di capitoli all'interno delle variazioni che possono essere effettuate come abbiamo testé citato o e quindi di insufficienza anche del fondo di riserva, dopo aver effettuato le variazioni sovraindicate è possibile effettuare una variazione in bilancio provvisorio in corso di gestione. Quindi, in base al paragrafo 8.4 del principio contabile applicato, nel corso dell'esercizio provvisorio possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate inerenti alle partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza e altri interventi di somma urgenza. In tal caso è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore. Quindi, come ultimo appiglio, in caso di insufficienza di risorse è possibile fare una variazione di giunta dove l'ente andrà a iscrivere in entrata, di giunta adottata in via d'urgenza ovviamente, dove l'ente andrà a iscrivere in entrata il trasferimento del Ministero dell'Interno e tra le spese per lo stesso importo gli stanziamenti relativi necessari allo svolgimento delle consultazioni referendarie del 17 aprile. Ovviamente il Arconet dedica la chiosa finale al fatto che per queste variazioni è applicabile la disciplina dell'articolo 175, 4 e 5 del TUEL e quindi, come vi dicevo prima, questa deliberazione, quest'ultima deliberazione può essere adottata dalla Giunta in via d'urgenza perché ovviamente è una variazione di competenza consigliare, quindi la Giunta può intervenire in via d'urgenza nei 60 giorni, procedere il consiglio procederà alla ratifica della stessa. Sono proprio questi i riferimenti legislativi richiamati da Arconet nelle disposizioni 4 e 5 dell'articolo 175. Quindi diciamo che Arconet è intervenuto a chiarire quali procedimenti applicativi potevano essere utilizzati in caso di stanziamenti di risorse insufficienti per dar corso alle consultazioni. Mi rifaccio quindi ad una serie di quesiti che sono intervenuti in questo periodo per puntualizzare a maggior ragione quello che Arconet comunque ha già ben evidenziato nella risposta. Dunque, è possibile effettuare una variazione di bilancio per le spese del referendum, visto che l'ente ha uno scarso fondo di riserva? Cosa voglio puntualizzare dando la risposta a questo ente? Sulla base di quanto ha sancito Arconet con la FAC relativa alle consultazioni referendarie, quindi alle spese per le elezioni in generale, voglio puntualizzare che per prima cosa l'ente deve verificare se ha la disponibilità all'interno dei capitoli appartenenti allo stesso mago aggregato o all'interno dei capitoli. Scusate per purtroppo abbiamo avuto problemi sulla piattaforma, però adesso siamo riusciti a riattivare il collegamento. Ci scusiamo nuovamente per l'interruzione del servizio, che ovviamente non dipende da IFEL, però riprendiamo subito sperando di aver risolto i problemi tecnici. Mi rivolgo ai colleghi. A te, Ivana. Perfetto. Dunque, dicevamo che comunque nella risposta Arconet ha dato un ordine di priorità da seguire per effettuare variazioni di bilancio in caso di stanziamenti di spesa carenti. La prima variazione che dobbiamo
cercare di mettere in piedi, quindi verificare la sussistenza, la capacità degli stanziamenti all'interno della missione 1 programma 7 per dar modo di attuare una variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti allo stesso programma e in questo caso il dirigente, dirigente responsabile del servizio finanziario o all'interno dello stesso programma tra macroaggregati diversi, in questo caso è giunta. Altrimenti, se ciò non fosse sufficiente, deve essere attuato il prelevamento dal fondo di riserva. La variazione da adottare per stanziare in entrata il trasferimento ministeriale e quindi prevedere in uscita i relativi stanziamenti di spesa per affrontare le consultazioni deve essere fatta solo dopo aver effettuato le variazioni sovraindicate. E quindi è questo l'ordine di priorità che Arconet ha dato nell'affrontare le variazioni per adeguare gli stanziamenti di spesa relativi alla consultazione referendaria del 17 di aprile. Rimanendo sempre in tema di elezioni, ci si chiede se per il referendum è necessario creare tre capitoli di spesa, uno per acquisto di beni, uno per servizi e uno per le spese relative ai straordinari del personale. Colgo l'occasione per precisare che le spese per consultazioni elettorali non possono più essere allocate tra le partite di giro perché non hanno natura di servizi per conto terzo o partite di giro, le spese straordinarie in genere. Tutte le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano comunque una sorta di autonomia decisionale, una certa discrezionalità, anche se tali spese dovessero essere destinate interamente a rimborso, quindi non solo le spese elettorali ma anche le spese di giustizia. Affrontando il tema del piano dei conti, abbiamo visto che è abbastanza analitico e dettagliato e quindi, stante l'analiticità del piano dei conti integrato, comunque si è tenuti ad avere capitoli, a rispettare la classificazione del piano dei conti e quindi nel caso specifico dovremmo creare un capitolo per acquisto beni, uno relativo a una prestazione di servizi, si pensa ad esempio al nolo delle plance e un altro relativo alle spese straordinarie per il personale. Affrontiamo sempre la corretta classificazione delle spese elettorali. Nello specifico, le spese, i rimborsi dello Stato per le spese elettorali e i referendum devono trovare allocazione nel titolo secondo o nel titolo terzo dell'entrata? Qui Arconet ha già risposto, qui IFEL ha già risposto inserendo la FAQ nella sezione dedicata del sito e non faccio altro che riferirmi appunto a quanto già specificato. In linea di principio sono classificate tra vendite di beni o vendite di servizi le entrate che per concorso o rimborso spese derivano da terzi ma che beneficiano direttamente dei beni o dei servizi erogati dall'ente e che in tal modo contribuiscono in parte alla copertura dei costi sostenuti dall'ente per l'erogazione del bene o del servizio. Quando invece le entrate provengono da soggetti che non sono destinatari diretti o esclusivi del bene o del servizio erogato dall'ente, sono classificate tra i trasferimenti, quindi un trasferimento evidenzia anche un'assenza di controprestazione. L'assenza di controprestazione è quello che fa la differenza tra i trasferimenti e i cosiddetti contributi, soprattutto nelle spese in conto capitale. Quindi,
scusate, anche nei contributi agli investimenti non c'è controprestazione, quindi trasferimenti, contributi agli investimenti si differenziano solo per il fatto che i contributi agli investimenti sono una specifica entrata che è destinata alla realizzazione di investimenti. I trasferimenti correnti quindi comprendono i trasferimenti erogati non a fronte di controprestazione tra due soggetti, sono trasferimenti correnti, i lasciti, le dotazioni vincolate al finanziamento di spese correnti. I trasferimenti correnti vanno registrati attenendosi alla regola per il quale il trasferimento è classificato in considerazione del soggetto dal quale l'ente ha effettivamente ricevuto il trasferimento, ovvero l'ultimo soggetto erogatore, senza tener conto del primo soggetto che ha trasferito le risorse o la finalità delle stesse. Conseguentemente, i rimborsi dello Stato per le spese elettorali vanno classificati in base a quanto osservato nella prima parte di questa slide, vanno classificati tra le spese, tra le entrate a titolo secondo. Ora, affrontiamo la tematica dei quesiti relativi all'applicazione dell'avanzo e correlato pareggio di bilancio. Nel caso di residue disponibilità di un mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, ovviamente relativo ad anni precedenti il contratto di mutuo, l'opera è ormai conclusa? Si sono anche registrate delle economie. Volendo l'ente utilizzare tale economie per seguire un'altra opera, in che modo tale scelta influenza gli equilibri di bilancio 2016? Supponiamo ad esempio che vi sia stata un'economia di 50.000 euro, che quindi nel mutuo originario ci sia ancora una disponibilità per altrettanto importo. Dunque, se si sono registrate delle economie, queste economie, essendo finanziate da mutui, saranno riconfluite nell'avanzo vincolato, in particolar modo tra i vincoli relativi all'indebitamento. Essendo il mutuo rimasto tra i residui, la devoluzione dello stesso per finanziare un'altra opera comporta l'applicazione dell'avanzo vincolato al bilancio di previsione. Se noi andiamo ad applicare l'avanzo, sappiamo comunque che ai fini del pareggio di bilancio questa entrata non è un'entrata che rileva tra le entrate finali. Le somme riversate dalla Cassa Depositi e Prestiti per fine ammortamento e opere concluse, come possono essere riutilizzate? Il vincolo specifico che caratterizzava l'entrata da indebitamento e che era quindi quello relativo alla realizzazione di quello specifico progetto investimento di spesa è venuto meno, essendosi il progetto di spesa interamente realizzato. L'incasso del mutuo sarà stato fatto in conto residui se l'ente ha operato la corretta riclassificazione o comunque la corretta operazione come prevista dall'esempio in appendice all'allegato 4.2, si troverà queste entrate da mutuo non più sotto il titolo sesto indebitamento, ma sotto il titolo quinto entrate da riduzione di attività finanziarie, per cui le economie di spesa finanziate da indebitamento registrate negli anni precedenti saranno comunque confluite nel risultato d'amministrazione e l'avanzo vincolato a questo punto può essere applicato al bilancio di previsione, si ritiene, per finanziare a questo punto qualsiasi decisione di spesa di investimento. Se sono stati cancellati anche gli accertamenti per mutui, cosa fare in caso di devoluzione? Qui la scelta si restringe al fatto di iscrivere in bilancio a questo punto l'entrata relativa ai mutui devoluti che vanno a finanziare il nuovo intervento, anch'esso da iscrivere in parte spesa, intervento che appunto è finanziato con la devoluzione. Ovviamente qua non c'è scelta, essendo stati cancellati i residui attivi negli anni precedenti, l'entrata relativa
relativa al mutuo devoluto va interamente riscritta in competenza nel bilancio di previsione, così come l'opera. Se ho applicato l'avanzo nel 2015 ma non si è realizzata, diciamo, la spendita, quindi l'avanzo di fatto non è stato utilizzato, invio a fondo pluriennale vincolato nell'esercizio 2016, dobbiamo stare attenti al fatto che il fondo pluriennale vincolato è connesso con impegni di spesa che devono essere imputati secondo esigibilità. Un impegno è registrato se a monte c'è il perfezionamento di un'obbligazione giuridica. In questo caso nulla fa ravvisare il fatto che si sia arrivati al perfezionamento dell'obbligazione giuridica. Lo stesso ente dice: non ho realizzato la spendita, intendendo nel caso di specie come spendita che non si è arrivati ancora a diciamo a individuare il soggetto che effettuerà per su incarico dell'ente quella prestazione, fornirà quei servizi, eccetera eccetera. Quindi il mancato perfezionamento dell'obbligazione giuridica lato spesa impedisce la registrazione dell'impegno e la sua imputazione in base ad esigibilità. Pertanto l'avanzo applicato ma non utilizzato riconfluirà nel risultato d'amministrazione e a sua volta dovrà essere nuovamente applicato al bilancio di previsione. Contributi regionali a rendicontazione: si sono ricevute nel mese di dicembre degli acconti ma l'ente non ha attivato alcuna procedura di gara. A questo punto non può essere reimputata la somma nel 2016 per un importo in entrata e in spesa. Posso creare fondo pluriennale vincolato? Devo mandare economia o creare avanzo? Allora, l'ente ci dice che ha ricevuto nel mese di dicembre 2015 un acconto. Quindi sicuramente, gioco forza, le somme ricevute derivano da un impegno formale dell'ente erogare di finanziare la decisione di investimento. Ora, per espressa previsione del principio, il contributo a rendicontazione concesso sulla base di un formale provvedimento deve essere registrato nelle scritture contabili perché costituisce obbligazione giuridica perfezionata. E noi sappiamo che per il principio di competenza finanziaria potenziata il perfezionamento dell'obbligazione fa sorgere in capo all'ente l'obbligo di registrare l'obbligazione nelle scritture contabili attraverso la registrazione di un impegno o di un accertamento. Nel caso di specie, quindi, l'entrata è stata accertata. In sede di rendiconto dovremmo andare a verificare anche se è scaduta, quindi anche se è esigibile. Nulla osta al fatto che l'esigibilità si sia verificata per l'importo pari all'acconto ricevuto, mentre il resto della quota oltre l'acconto va reimputato secondo esigibilità, la spesa verrà iscritta, visto che non si è arrivati al perfezionamento dell'obbligazione giuridica, la spesa verrà iscritta nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Se utilizzo l'avanzo di amministrazione per estinguere mutui, come influisce sul pareggio di bilancio e come influisce sulla cassa? Abbiamo già visto che l'avanzo di amministrazione non entra nel calcolo del pareggio di bilancio, così come l'attuale titolo quarto della spesa, che è relativo al rimborso delle quote capitale dei mutui. Ai fini pertanto del rispetto del nuovo vincolo di finanza pubblica, l'applicazione dell'avanzo non è un'entrata che rileva. Per ciò che concerne la cassa, le componenti dell'avanzo sono tutte nel fondo cassa, che conseguentemente registrerà, ovvio, gioco forza, una diminuzione a fine anno di un importo pari ai mutui rimborsati.
Avanzo vincolato e anticipazione di liquidità continuano ancora ad arrivare, diciamo, facche su questa tematica. In particolare, l'anticipazione di liquidità di cui al DL35 genera un vincolo nel risultato d'amministrazione. Tale avanzo vincolato va applicato annualmente a copertura della restituzione delle quote annuali in favore della Cassa Depositi e Prestiti, questo è quello che sostiene l'ente. Per applicare questo avanzo ho bisogno del prospetto relativo al calcolo del risultato di amministrazione presunto che viene allegato al consuntivo. Io sostengo che diciamo in linea anche con la stessa commissione Arconet, che non possa essere utilizzato, non possa essere scelto di pagare le rate di ammortamento dell'anticipazione finanziandole con la quota vincolata del risultato di amministrazione che si è formato. Infatti, non è corretto prevedere che la copertura delle spese per l'ammortamento dell'anticipazione sia costituita dalla stessa anticipazione. Al riguardo, nel premettere che l'entrata concernente l'anticipazione di liquidità in esame, quale partita meramente finanziaria, non concorre agli equilibri di parte capitale, si rappresenta che i rimborsi dell'anticipazione, imputati a stanziamenti di spesa diversi rispetto a quello a cui è imputato il fondo che si è creato durante la registrazione contabile dell'accertamento dell'entrata del DL35, distintamente per la quota capitale e per la quota interessi, devono essere finanziati a carico della situazione corrente del bilancio. Quindi l'avanzo da DL35 non può essere applicato al bilancio per il rimborso delle quota capitale, diciamo, dell'anticipazione concessa. L'anticipo, sempre rimanendo in tema di liquidità DL35, un ente erroneamente ha riportato l'anticipo di liquidità al 2015 tramite fondo pluriennale vincolato. Come trattarlo ora in sede di riaccertamento ordinario? La reimputazione all'esercizio 2015 ha trasformato di fatto l'anticipo di liquidità in un impegno di competenza 2015. Cosa farà l'ente in sede di riaccertamento ordinario? Valuterà l'esigibilità di tale impegno che è divenuto di competenza 2015. L'impegno andrà cancellato e la relativa economia riconfluirà nel risultato d'amministrazione con l'inserimento dell'importo tra le quote vincolate. In esercizio provvisorio, cambiamo diciamo adesso tematica, un ente ci chiede se si può impegnare una spesa nell'esercizio 2017. Ad esempio, stipula in corso dell'esercizio provvisorio di un contratto di assicurazione biennale con una rata scadente nel 2017. I principi contabili su questo punto prevedono espressamente che la corretta applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata deve essere garantita anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per cui il paragrafo 8 espressamente consente, il paragrafo 8 del principio allegato contabile 4.2 consente espressamente l'assunzione di impegni di spesa con l'imputazione all'esercizio successivo se tali impegni si renderanno esigibili nell'esercizio successivo. Pareggio di bilancio, l'ente ci chiede non ha più un debito residuo perché ha estinto tutti i debiti, mutui, contratti, ha molto avanzo, che però non riesce a utilizzare, altrimenti non rispetta il pareggio. Come può essere utilizzato?
L'ente, vedete, ha specificato il fatto che non ha più debito residuo. Sappiamo che nel pareggio di bilancio, strutturalmente, questo nuovo vincolo di finanza pubblica si chiude con un margine positivo per tutti gli enti, perché a parità di condizioni, quindi non attuando il debitamento, non prevedendo l'applicazione dell'avanzo vincolato, comunque questo margine viene rispettato per un importo pari al fondo, scusate, al titolo quarto relativo al rimborso delle quote capitali dei mutui e all'importo dei fondi rischi stanziati in parte spesa, quindi non solo fondo crediti di dubbia esigibilità, ma anche tutti gli altri fondi rischi e fondi spese per passività potenziali. Ora, ovviamente, non avendo estinto il debito, si riduce questo margine per l'ente, perché di fatto il margine sarà dato solamente dai fondi rischi che sono stati stanziati nel bilancio di previsione. È ovvio che comunque negli anni precedenti, avendo ridotto il debito, l'ente ha acquisito una maggiore capacità di spesa di parte corrente. Quindi, per acquisire invece maggiori spazi finanziari nella gestione del nuovo vincolo di finanza pubblica, gli enti possono farne richiesta alla Regione o alla Ragioneria Generale dello Stato, accedendo pertanto al patto regionale o al patto nazionale orizzontale. Gli spazi acquisiti devono. Partiti, dico però Francesco che Ivana. E intanto, mentre risolviamo gli ultimi problemi, ricordo a tutti voi che da domani sarà online il video del webinar di oggi, così come le slide che Ivana sta presentando saranno disponibili nella sezione contabilità, bilancio e contabilità del sito della Accessione. formazione di Tifele. Ivana, sei online? A te la Perfetto, parola. riprendiamo. Sì, questa l'avevamo appena finita, quindi dicevamo consiglio comunque a tutti gli enti di accedere alla gestione del patto regionale o nazionale, perché comunque non serve a nulla chiudere con un rilevante margine positivo. Il margine che ci viene chiesto di ottenere come differenza tra saldo finale, come differenza tra entrate finali e spese finali, deve essere semplicemente pari a zero o superiore, comunque maggiore di zero. Allora, laddove prevediamo di chiudere un saldo finale con un patto, con un pareggio di bilancio che presenta un margine, rilevante, cedere spazi ci permette poi di acquisirli negli esercizi successivi nella misura del 50%, per il biennio successivo, per cui, in questo caso si attua anche una migliore programmazione delle opere, perché quello che non riesco a fare quest'anno, perché magari non riesco ad applicare l'avanzo, lo posso fare l'anno prossimo avendo ceduto delle quote. Di ritorno, gli enti che invece hanno pochissimo margine possono beneficiare degli spazi ceduti dagli altri comuni. Quindi io vi invito caldamente a cedere spazi finanziari per permettere anche agli altri enti di applicare l'avanzo. Quegli enti che hanno un margine magari ristretto. Per evitare che le spese finanziate con mutui degli anni precedenti mi pregiudichino il pareggio di bilancio 2016, posso prevederle nell'esercizio 17 e 18 del pluriennale? Dunque, noi sappiamo che la spesa finanziata con mutui contratti negli anni precedenti ha come copertura finanziaria il fondo pluriennale vincolato da indebitamento, ovvio, che ai fini del pareggio di bilancio non rileva nel 2016 e all'attualità neanche nelle annualità successive. Nel 2016 l'opera quindi rileverà solo per la quota che si rende esigibile nell'anno, visto
che il fondo pluriennale vincolato che si forma derivando da indebitamento deve essere detratto dal fondo pluriennale vincolato parte spesa. Questa identica situazione si ripeterà negli esercizi successivi. Analogamente, negli esercizi successivi, non essendo rilevante, almeno a legislazione vigente, il fondo pluriennale vincolato nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio, l'opera entrerà a far parte del pareggio per la parte che si rende esigibile. Quindi, fatta questa specificazione, nel caso particolare, comunque io consiglio di valutare con estrema attenzione l'opportunità di rinviare l'opera alle annualità successive con un indebitamento già contratto, con interessi che stanno già maturando, quindi con quote capitale e con interessi che di fatto l'ente sta sostenendo e la relativa opera invece è ferma. Quindi valutiamo anche se è opportuno procedere a bloccare le opere finanziate da mutui piuttosto che magari riconsiderare attentamente con il cronoprogramma che ci deve essere fornito dall'ufficio tecnico effettivamente l'importo dell'opera che si rende esigibile su ogni anno e quindi portare a compimento questi lavori. Adesso analizziamo le spese di investimento. Si devono realizzare delle opere complementari ad un progetto principale ai sensi dell'articolo 57 del 163 del 2006, quindi ai sensi dell'articolo 57 del codice degli appalti. La spesa è già compresa all'interno del finanziamento reimputato nel 2015 in sede di accertamento straordinario dei residui. Come è possibile impegnarlo nel 2016? Occorre farlo confluire in avanzo e poi seguire la procedura per l'utilizzo oppure può confluire nel fondo pluriennale vincolato? Se le opere complementari che bisogna attuare ai sensi dell'articolo 57 del 163 si trovano all'interno del quadro tecnico economico che è stato all'interno del quadro tecnico economico dell'opera, il quadro tecnico economico sarà stato impegnato secondo l'esigibilità dei SAL, quindi la somma sarà confluita nel fondo pluriennale vincolato e sulla base del paragrafo 5.3 dell'allegato 4.2 l'opera potrà continuare ad essere finanziata da fondo pluriennale vincolato se potrà continuare ad essere finanziata da fondo pluriennale vincolato per tutte le voci di spesa inserite nel quadro tecnico economico e quindi anche eventualmente alle opere complementari che siano state inserite nel quadro tecnico economico dell'opera, si formerà il fondo per tutte queste voci di spesa anche se le voci non sono state interamente impegnate e quindi si è arrivati ad un'obbligazione giuridica perfezionata anche per una sola di queste spese inserite nel quadro tecnico economico dell'opera, purché non siano spese di progettazione. Oppure in alternativa potrà essere finanziata da fondo pluriennale vincolato l'opera pubblica e quindi anche le opere complementari ai sensi dell'articolo 57 del 160 del 2006 se si è attivato il fondo perché abbiamo attivato la procedura di gara. Quindi se l'abbiamo previsto nel quadro tecnico economico dell'opera non ci dovrebbero essere problemi riguardo il finanziamento col fondo pluriennale vincolato. Se invece le opere complementari sono oggetto di un autonomo e distinto quadro economico, l'entrata accertata e imputata negli esercizi precedenti per finanziare questa opera sarà riconfluita in avanzo vincolato perché
comunque per quest'opera non si era arrivata all'obbligazione giuridica perfezionata, visto che faceva parte di un autonomo quadro tecnico-economico. Quindi occorre distinguere effettivamente in quale situazione ci si trovi. Se a fine anno il cronoprogramma non è stato ancora adottato, che fine fa il fondo pluriennale vincolato iscritto in bilancio per opere con esigibilità non prevedibile, la cosiddetta esigibilità, opere con imputazione indefinita? Noi sappiamo che nel caso in cui alla fine dell'esercizio l'entrata sia stata tutta accertata o anche incassata e la spesa non sia stata impegnata, perché non si è arrivata all'obbligazione giuridica perfezionata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi al fondo pluriennale vincolato iscritti nel primo esercizio del bilancio di previsione, costituiscono economia di bilancio, danno luogo quindi ad una formazione, ad una quota vincolata o destinata del risultato d'amministrazione a seconda della natura dell'entrata che finanzia l'opera e conseguentemente le variazioni oggetto di approvazione con la delibera di riaccertamento ordinario riguarderanno l'azzeramento del fondo pluriennale vincolato iscritto in fase previsionale. Quindi il fondo non deve formarsi e va portato a zero. Si ha un'opera pubblica iscritta nel 2015 con copertura da parte della Regione, ma la Regione ancora non ha inviato il cronoprogramma. L'importo dell'opera pubblica deve essere eliminato? Allora, abbiamo già detto in precedenza che la delibera con cui un ente decide di erogare contributi e rendicontazioni a favore di altri enti per la realizzazione di determinate spese costituisce un'obbligazione giuridicamente perfezionata, anche se è condizionata alla realizzazione della spesa. Pertanto, se esiste una comunicazione formale come la delibera o un decreto o un provvedimento similare, l'entrata non può essere eliminata. In considerazione del fatto che l'ente erogante è tenuto ad impegnare l'intera spesa prevista nella delibera, e questo lo prevedono espressamente i principi contabili, quindi è tenuto ad impegnare l'intera spesa prevista nella delibera con imputazione dell'esercizio in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario con il cronoprogramma, l'individuazione degli esercizi cui imputare la spesa per trasferimenti è effettuata a questo punto sulla base dei programmi presentati dagli enti che sono stati finanziati per ottenere il contributo. Perché? Perché l'ente erogante, in questo caso la regione, è tenuta ad impegnare la spesa imputandola in base al cronoprogramma. Non ci ha comunicato la regione i propri stanziamenti, se noi ovviamente abbiamo un nostro cronoprogramma che correttamente abbiamo inviato alla Regione nel momento in cui abbiamo deciso di farci finanziare l'investimento, allora imputeremo sulla base del nostro cronoprogramma. In quale punto del comma 6 dell'articolo 162 del TUEL è prevista la possibilità di usare entrate per investimento, quali gli oneri di urbanizzazione per spese correnti? Allora, riprendiamo l'articolo 162, comma 6, che parla degli equilibri di bilancio, articolo fondamentale per costruire in maniera corretta il bilancio di previsione. Partendo non dalla previsione del TUEL, ma partiamo dal principio contabile applicato della programmazione in allegato 4.1, che prevede che il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in un pareggio finanziario complessivo di competenza, deve prevedere altresì l'equilibrio di parte corrente,
equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate dei trasferimenti in conto capitale e delle entrate a titolo e delle spese a titolo quarto, che sono le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e quindi tra le spese correnti individuate nella maniera suddetta e le entrate correnti costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dei contributi destinati al rimborso anticipato dei prestiti, del fondo pluriennale vincolato e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. Cosa specifica altresì l'allegato 4.1? Che all'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge dei principi contabili. Quindi lo stesso principio contabile applicato prevede che all'equilibrio di parte corrente possano concorrere entrate che la legge stessa individua come idonee a partecipare all'equilibrio di parte corrente. Oltre all'equilibrio di parte corrente, oltre a queste entrate, concorre anche l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie, così come abbiamo spiegato nel webinar degli equilibri. Allora, qual è la disposizione specifica che consente che entrate in conto capitale siano destinate al finanziamento di spese correnti per il biennio 2016-2017? La disposizione specifica è quella data dal comma 737 della legge di stabilità 2016, la 208 del 2015, che prevede che i proventi delle concessioni edilizie, delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia, il 380 del 2001, possono essere utilizzati per una quota pari al 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche. Quindi abbiamo un'espressa previsione normativa che deroga all'equilibrio di parte corrente puro, facendo sì che entrate in conto capitale vadano a finanziare spese correnti. Vi deve essere una deroga espressa da parte del legislatore. Una spesa di investimento di cui si è espletata la gara, si è proceduto a fare l'affidamento, è finanziata in parte con avanzo e in parte con contributo. Si deve rinviare nel 2016 con fondo pluriennale vincolato solo la parte finanziata con avanzo e invece tenga a residuo 2015 la parte di costo che deriva dal finanziamento con contributo? Quindi siamo di fronte ad un'opera che ha come copertura finanziaria sia l'avanzo che il contributo. Per procedere alla realizzazione dell'opera, quindi all'impegno effettivo del quadro tecnico economico che è pari all'importo dell'opera, devo prima accertare l'entrata relativa, e l'entrata in questo caso è data dall'avanzo e dal contributo. Sono entrate che accerterò e che imputerò nell'anno, presupponendo, non è specificato che sia contributo a rendicontazione. Quindi entrambe le entrate daranno vita al fondo pluriennale vincolato. Se è stata siamo in presenza di una gara bandita, affidata, per cui non si dubita del fatto che ci siano gli estremi per la nascita del fondo pluriennale vincolato. Le entrate sono state accertate quindi tutto nel 2015, il fondo, perché non è specificato se è contributo a rendicontazione, eventualmente se fosse un contributo a rendicontazione vado a imputare negli esercizi successivi il contributo a rendicontazione nella misura in cui ho previsto l'esigibilità dell'opera pubblica. Quindi il fondo pluriennale vincolato in uscita sarà pari all'importo delle entrate accertate e imputate nell'esercizio
al netto degli impegni imputati al medesimo esercizio. In seguito a fallimento, il curatore mi chiede l'IBAN per accreditare sul conto corrente del Comune circa 4 milioni di euro riferiti a ICI non versate. Come posso utilizzarli? Per fortuna che ci sono anche enti che hanno questi problemi. Diciamo che questo è uno dei mali minori che si possa presentare in un ente. Comunque, ovviamente si tratta di entrate non ricorrenti e il principio prevede espressamente che le entrate non ricorrenti devono avere un impiego altrettanto straordinario, altrettanto non ricorrente. Quindi è facoltà dell'ente a porre un vincolo specifico su questa entrata che sia atto a sostenere una spesa altrettanto straordinaria. Quindi questa possibilità di destinare entrate correnti al finanziamento delle spese di investimento è fattibile, si tratta dei cosiddetti vincoli formalmente attribuiti all'ente, affinché si ravvisi un vincolo formalmente attribuito dall'ente, la Corte dei Conti con la deliberazione numero 3 del 2 febbraio 2016 ha stabilito che spetta al Consiglio Comunale attribuire a entrate libere uno specifico o destinate uno specifico vincolo di destinazione. A tal fine occorre un'esplicita specifica deliberazione che però incide solo sulla competenza e non sulla cassa. Si tratta, certo, ricordando, avendo a mente, cosa rileva nel fondo cassa come entrate vincolate e non come entrate destinate. Quindi quello che dice la Corte è si tratta comunque di decisioni, di determinazioni che hanno la loro sede naturale negli atti che compongono il ciclo di bilancio, quindi che spetta ordinariamente al Consiglio Comunale, nell'ambito dei quali è possibile, quindi nell'ambito dei documenti di bilancio, a questo punto se prevediamo l'applicazione di questa delle entrate correnti già in sede di bilancio di previsione, è sufficiente il bilancio così predisposto, la nota integrativa e il DUP che diano evidenza del finanziamento di parte corrente per questa decisione di spesa di investimento. Proprio perché è la stessa Corte dei Conti che prevede che nell'ambito del ciclo del bilancio, dei documenti che compongono il bilancio, è possibile assegnare vincoli di destinazione a particolari entrate riferibili alle categorie per le quali la legge ne ammette la facoltà. Contributi regionali a rendicontazione, si è ricevuto nel mese di dicembre 2015 un acconto, però non si è attivata alcuna procedura di gara. A questo punto non posso reimputare nel 2016 vari importi in entrata e in spesa, posso creare fondo pluriennale vincolato, devo mandare in economia e creare avanzo? In caso di ribasso a seguito di gara su opera finanziata dal Ministero delle Infrastrutture, mando in avanzo vincolato il ribasso? A cui si è ricevuto l'acconto. L'acconto comunque determina l'accertamento del contributo a rendicontazione. In questo caso, non avendo comunque però attivato alcuna procedura di gara, il contributo a rendicontazione pari all'acconto ricevuto nel mese di dicembre di 2015 riconfluisce nell'avanzo vincolato, mentre tutto il resto per quanto riguarda il contributo a rendicontazione, avendolo ricevuto sulla base di un espresso provvedimento, dovrà essere reimputato secondo l'esigibilità dell'opera pubblica che non è stata attivata, quindi si riscriveranno gli esercizi successivi sia il contributo che l'opera. Per quanto riguarda invece l'economia
che si crea a seguito di gara su opera finanziata dal Ministero Infrastrutture, ci si chiede se si manda in avanzo vincolato il ribasso. Più che mandare in avanzo vincolato il rimbalzo, si dovrebbe ridurre in entrata il corrispondente finanziamento statale e conseguentemente anche la relativa parte spesa. Non si genera dunque avanzo vincolato, proprio perché a seguito dell'economia registrata vado a ridurre l'accertamento in entrata che è dal Ministero delle Infrastrutture. Soffermiamoci adesso sulle spese del personale, che purtroppo continua ancora ad essere il nodo dolente, diciamo una questione spinosa, più che altro gli enti la ravvisano difficile da gestire nell'ambito del bilancio di previsione. Cerchiamo di dipanare dei dubbi, soprattutto adesso che oltre a fare il bilancio di previsione, gli enti stanno affrontando il riaccertamento ordinario. Se nel 2015, quindi in fase di bilancio di previsione, non sono stati iscritti i capitoli del fondo pluriennale vincolato di spesa per il trattamento accessorio del 2015, per il personale, quindi, su quale anno di competenza va imputato il trattamento accessorio suddetto, visto che nel bilancio 2016 non si ha il corrispondente fondo pluriennale vincolato di entrata? Quindi qua abbiamo effettuato un errore in sede di predisposizione del bilancio di previsione, perché nel 2015 non abbiamo previsto l'accantonamento al fondo pluriennale vincolato per la produttività che matura nel 2015, ma che viene erogata solo nell'esercizio successivamente, solo nell'esercizio successivo. In questo caso, se ovviamente non abbiamo attuato entro il 31 dicembre la variazione che ci permetteva di iscrivere il fondo pluriennale vincolato, ed è una variazione tra i capitoli di spesa e i correlati fondi pluriennali vincolati, variazione che può essere attuata fino al 31 dicembre di competenza del responsabile del servizio finanziario, allora non occorre far altro che attendere il riaccertamento ordinario, perché la spesa per la produttività imputata sull'esercizio 2015 erroneamente potrà essere reimputata attraverso il riaccertamento ordinario nel 2016, costituendo in tal modo il fondo pluriennale vincolato, perché sappiamo che qualsiasi impegno di spesa che viene reimputato si porta dietro la propria copertura finanziaria, e quindi nel caso di specie nel riaccertamento ordinario si forma il fondo pluriennale vincolato. È ovvio che in questo caso l'ente avrà l'accortezza di non pagare la produttività in conto competenza, ma di pagarla in conto residui, quindi la stessa accortezza che si è avuta in sede di accertamento straordinario. Nel bilancio di previsione, l'importo che si presume possa essere erogato a come produttività, quindi come salario accessorio che deve essere liquidato l'anno successivo, in sede di previsione va interamente accantonato a fondo pluriennale vincolato. Nel secondo esercizio del bilancio di previsione in entrata si iscriverà un fondo pluriennale vincolato di parte corrente, pari esattamente al fondo pluriennale vincolato in uscita dell'esercizio precedente, appunto perché va a finanziare la produttività che verrà dell'esercizio precedente, che verrà liquidata nell'esercizio stesso. Quindi attenzione alle previsioni di bilancio in materia di trattamento accessorio del personale. In questo caso l'errore si rimedia in sede di riaccertamento ordinario. Nel calcolo del costo del personale devo considerare anche gli impegni che derivano dagli anni precedenti, precedentemente mandati in avanzo vincolato e ora applicato e pagato. Questo dubbio sottende come
vada correttamente effettuato il calcolo della spesa del personale ai fini del rispetto del comma 557 della legge 296 del 2006, che era la legge finanziaria del 2007. Come già diciamo, attuato negli anni precedenti in regime di competenza finanziaria non potenziata, il costo del personale che rilevava ai fini del rispetto di, questo, di questa norma era l'impegno di spesa. Quindi, analogamente, nella competenza finanziaria potenziata, nel calcolo della spesa del personale non rileva l'accantonamento al fondo pluriennale vincolato, che si fa nell'anno per andare a finanziare la produttività che si renderà esigibile nell'esercizio successivo, ma rileva l'impegno effettivo che è registrato e imputato nell'anno. Quindi, anche le spese imputate all'esercizio e finanziate o con fondo pluriennale vincolato o con avanzo vincolato rilevano ai fini del calcolo della spesa del personale perché di fatto sì, sono impegni esigibili scaduti nell'esercizio e come tali concorrono alla formazione del costo del personale e quindi alla verifica del rispetto di questo vincolo di finanza pubblica. I compensi per lavoro straordinario relativi ad un mese diverso da quello di dicembre, non liquidati, vanno in ogni caso a fondo pluriennale vincolato o vengono riportati a residui? Anche questa è una domanda che mi dà modo di ritornare sulla corretta imputazione delle spese del personale, perché abbiamo già avuto modo di specificare anche nella pubblicazione IFEL che tutte le competenze variabili del mese di dicembre, trattandosi di competenze per le quali l'ente non ha tutti gli elementi per procedere all'erogazione delle stesse, devono essere liquidate nell'esercizio successivo e quindi, come tale, come succede per la produttività, devono essere finanziate da fondo pluriennale vincolato. Quindi nulla. Non c'è nessun dubbio per le competenze variabili del mese di dicembre. Quello che ci chiede l'ente è relativo ai compensi per lavoro straordinario relativi ad un mese diverso da quello di dicembre, che probabilmente l'ente per consuetudine non paga mese per mese. Ora, trattandosi di prestazioni già effettuate e liquidabili nell'esercizio stesso, in quanto si hanno a disposizione tutti gli elementi per liquidare questa prestazione effettuata, i compensi per lavoro straordinario relativi a mesi diversi a mesi diversi, quello di dicembre, possono essere tranquillamente pagati a residui e quindi a fine anno questi compensi rimangono come debiti dell'ente iscritti a residui passivi. Le economie sugli straordinari del personale diventano avanzo vincolato o possono essere reimputati con fondo pluriennale vincolato? Vi torno a ripetere che il fondo pluriennale vincolato si forma se c'è un'obbligazione giuridica perfezionata alla base della quale abbiamo dovuto procedere alla registrazione di un impegno. Qui invece si tratta di economie, non abbiamo registrato alcun impegno, non si è formata alcuna obbligazione giuridica, per cui diventa un avanzo vincolato e conseguentemente dovrà essere riapplicato al bilancio dell'esercizio successivo. Una spesa corrente, in particolare la previdenza complementare dei vigili, coperta con i proventi del codice della strada, articolo 208, non impegnati entro fine anno perché non si è individuato l'istituto previdenziale, diventa avanzo vincolato? Allora, due specificazioni. L'ente dice non si è proceduto ad impegno perché non si è individuato l'istituto previdenziale. Perfetto.
il correttamento, il comportamento tenuto dall'ente è corretto, non poteva registrare impegno perché non si era arrivati al perfezionamento dell'obbligazione giuridica e per perfezionamento dell'obbligazione giuridica vi devono, si intende la presenza contemporanea di tutti gli elementi stabiliti dall'articolo 183 che devono essere presenti per la registrazione dell'impegno. Qui non si era individuato l'istituto previdenziale, l'ente correttamente non ha registrato impegno, le somme riconfluiscono in avanzo vincolato. Preciso che si tratta infatti di avanzo vincolato e non destinato perché l'obbligo di destinare queste somme discende da un vincolo di legge, quale è l'articolo 208 del decreto legislativo 286 del 92. Quesito in merito all'inserimento nel fondo pluriennale vincolato del trattamento accessorio e premiante del personale. Riguarda solo gli oneri diretti oppure anche gli oneri riflessi e l'IRAP? Ripuntualizziamo il fatto che la spesa riguardante il fondo pluriennale, il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare in esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura di tutti gli impegni che devono essere imputati all'esercizio successivo. Pertanto, anche riguardo gli oneri riflessi e l'IRAP, che sono relativi al trattamento accessorio, quindi anche in questo caso sono coperti, anche IRAP e oneri riflessi sono coperti dal fondo pluriennale vincolato. L'ultima slide è quella relativa al riaccertamento dei mutui, continuano ancora ad arrivare domande sulla corretta classificazione del mutuo. Noi abbiamo due nuovi capitoli in entrata e in spesa che sono relativi esclusivamente alle movimentazioni delle partite finanziarie. Il titolo quinto dell'entrata che riguarda l'ex riscossione crediti, riduzione da entrate da riduzione di attività finanziarie e il titolo terzo della spesa che riguarda spese per incremento attività finanziarie ex intervento 10 delle spese a titolo secondo. Il legislatore nell'esempio in appendice al principio contabile applicato 4.2 ha evidenziato che nella registrazione delle scritture di accertamento di un mutuo deve essere anche esposto in bilancio, registrato il fatto che la somma mutuata è disponibile in un conto intestato all'ente presso la Cassa Depositi e Prestiti e per tale motivo ci obbliga a registrare la costituzione di questo conto di deposito, iscrivendo un apposito capitolo nel titolo terzo delle entrate, contestualmente emettendo un mandato che si compensa con la reversale messa a titolo quinto, scusate, a titolo sesto indebitamento, per evidenziare che il mutuo incassato è comunque andato in un conto di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Sempre in maniera contestuale viene registrato un accertamento tra le entrate per riduzione di attività finanziarie titolo quinto relativo appunto al diritto di credito che vantiamo nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti nel momento in cui facciamo rientrare le somme e quindi comunque evidenzia anche una diminuzione delle nostre riscossioni crediti. Ora, durante l'esercizio finanziario, tranquillamente è possibile istituire capitoli di entrata e di spesa sotto il titolo quinto e dell'entrata e il titolo terzo della spesa e fare queste movimentazioni contabili.
Se non si è fatto durante l'esercizio finanziario, è possibile prevederle, è possibile in sede di riaccertamento ordinario, tenendo a mente che di fatto viene cambiata la classificazione del capitolo relativo al mutuo da titolo sesto passa a titolo quinto, e quindi in maniera molto semplicistica, dando atto della, che è avvenuta la regolazione contabile per la costituzione del deposito. Il principio in sede di accertamento ordinario prevede infatti che la reimputazione di un residuo attivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito è attuata attraverso una rettifica in aumento ed una corrispondente riduzione dei residui. Quindi, se non lo si è fatto durante la gestione, può essere posto rimedio in sede di accertamento ordinario. Grazie Ivana per una trattazione così esaustiva e nonostante i problemi tecnici che purtroppo oggi abbiamo subito anche. Ringrazio anche tutti voi per l'attenzione e per essere rimasti con noi. Chiedo a Ivana, magari se abbiamo tempo, magari sforiamo anche un po' rispetto alle 4:30 per recuperare i minuti che abbiamo perso e recupererei un po' di domande che sono arrivate nel frattempo. Partire da quelle sul DUP, che ancora ne arrivano parecchie anche su queste. In questo caso recupero la domanda numero 3, Ivana, per te che leggi. Dice, fa riferimento anche a una domanda, una FAQ di Arconet, dice il procedimento di approvazione del DUP e delle note di aggiornamento del DUP è necessario il parere dell'organo di revisione sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio. Questa precisazione che Arconet fa è da intendersi nel senso che il DUP va prima approvato dalla giunta comunale e solo successivamente va il parere dell'organo di revisione ai fini della presentazione del DUP al Consiglio Comunale? Certamente, certamente. Il DUP va, va approvato dalla Giunta così come prevede il principio. Successivamente all'approvazione della Giunta viene trasmesso ai revisori per l'espressione del relativo parere e va in Consiglio Comunale con accompagnato dal parere dei revisori. Di fatto è un atto di programmazione, così come succede per il bilancio, l'iter è lo stesso per il documento unico di programmazione. Grazie. La domanda numero 7. Comune assegnatario di finanziamento di mutui BEI per le scuole sicure. L'affidamento provvisorio è stato fatto entro il 31/12/2015 con un ribasso consistente. A fondo pluriennale vincolato, posso portare l'importo dei lavori a progetto o solamente l'importo dell'affidamento, non portando quindi ad FPV il ribasso? Dunque, qui di fatto l'affidamento provvisorio è stato fatto entro il 31 dicembre, deve ancora avvenire l'aggiudicazione definitiva, di fatto si deve dare ancora modo agli uffici tecnici di rideterminare il quadro tecnico economico se c'è la possibilità di destinare le economie di gara. Quindi io personalmente porterei a fondo pluriennale vincolato l'importo dell'intero quadro tecnico economico dell'opera, lavori compresi del ribasso più tutti gli altri lavori accessori che fanno parte del quadro tecnico economico di spesa. Grazie. Vanno alla numero 9. L'acconto del contributo io passo da una domanda all'altra un po' per recuperare tutte le varie questioni. Insomma, l'acconto del contributo a rendicontazione crea avanzo da applicare negli anni successivi alla spesa a cui il contributo è destinato? Sicuramente, perché l'acconto del contributo implica che il contributo è stato accertato ed incassato, abbiamo fatto una registrazione contabile. Quindi a prescindere dal fatto che il contributo magari possa essere rendicontazione, questa somma non può essere reimputata in quanto l'abbiamo incassata. Se
Nel medesimo esercizio finanziario di accertamento e di incasso del contributo non si è attivato il fondo pluriennale vincolato, allora il contributo ricade in avanzo vincolato nella misura in cui si è incassato, il resto, se è rendicontazione, va imputato secondo l'esigibilità dell'opera. Quella successiva. La destinazione dell'avanzo non vincolato per spese correnti, per il quale è sorta l'obbligazione giuridica con esigibilità 2016, va a costituire il fondo pluriennale vincolato? Abbiamo ampiamente spiegato nel corso del webinar, il fondo pluriennale vincolato si forma se abbiamo un'obbligazione giuridica perfezionata che ci impone di effettuare la registrazione contabile dell'impegno e di imputarlo secondo esigibilità. A fronte di un'entrata vincolata come è l'avanzo, l'imputazione di questa spesa negli esercizi successivi fa sì che si formi fondo pluriennale vincolato. La numero 14 è una domanda un po' lunga, però ne avevamo forse già parlato. Allora, l'articolo 165 del TUEL prevede l'iscrizione dell'avanzo di amministrazione presunto nei casi individuati dall'articolo 187, commi 3 e 3 bis, con indicazione della parte utilizzata anticipatamente. Con ciò si deduce anche che non si tratta solo dell'avanzo presunto di tipo vincolato, ma anche di avanzo libero, poiché solo il primo può essere utilizzato anticipatamente. Il successivo articolo 187,3 bis dice che l'avanzo non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222. Quindi, nei limiti di quanto previsto dagli articoli richiamati ed anche in coerenza con i principi contabili, è corretto prevedere l'avanzo presunto libero destinato ad investimenti prima del consuntivo, ovviamente subordinando l'effettivo utilizzo e quindi l'impegno della correlata spesa solo all'avvenuta approvazione del rendiconto e alla determinazione di un avanzo libero con destinazione investimenti pari o superiore a quello previsto a bilancio? Non mi trovo d'accordo questa affermazione. Adesso ovviamente non ho sotto mano il testo unico per fare un confronto tra i commi richiamati, ma il legislatore prevede che il bilancio di previsione possa essere diciamo redatto, quindi possa trovare un suo pareggio con l'applicazione del solo avanzo vincolato e avanzo accantonato. L'avanzo destinato e l'avanzo libero possono essere applicati al bilancio di previsione solo in un momento successivo dopo l'approvazione del rendiconto. Assolutamente, non mi trovo d'accordo con questa affermazione. Per cui, quando facciamo il bilancio di previsione, 15 di novembre, la Giunta deve approvare il relativo schema affinché il bilancio possa essere approvato entro il 31 di dicembre. Quello che possiamo applicare al bilancio di previsione sono solamente le quote vincolate del risultato d'amministrazione presunto e le quote accantonate, così quest'ultime come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, e questo l'abbiamo visto nei webinar sugli equilibri e sul bilancio di previsione. Grazie Ivana. La numero 21 ora. Si può coprire con gli oneri di urbanizzazione il disavanzo tecnico? Allora, il disavanzo tecnico, se effettivamente parliamo di disavanzo tecnico e non di disavanzo dell'accertamento straordinario, trova copertura con gli avanzi tecnici che inevitabilmente si formeranno nelle annualità successive o già si sono formati. Per cui, se si parla di disavanzo tecnico, è possibile chiudere il bilancio di previsione con questo disavanzo, dando modo, illustrando nella nota integrativa, perché quest'anno abbiamo l'obbligo di allegare la nota integrativa al bilancio di previsione, che
si chiude il bilancio in disavanzo considerando che un equivalente avanzo tecnico si è formato nel 2015 o si formerà nell'annualità successiva. Quindi non è possibile assolutamente coprire con gli oneri di urbanizzazione l'avanzo, il disavanzo tecnico. Allora, grazie. Potete chiudere con dimostrando già uno squilibrio, perché di fatto l'articolo 3,13 o 17 del 118, scusate non mi ricordo i commi, vi dà questa possibilità. Ecco. Prego. La numero 20, non mi ero fatta la persa domanda. La numero 27, fondo crediti di dubbia esigibilità, si può finanziare l'FCDE con avanzo? Per ente non soggetto al vincolo di pareggio di bilancio, che io, essendo tutti gli enti sottoposti ai vincoli del pareggio di bilancio, escluse solo le fusioni per il 2016, quindi non. Magari. Forse conviene che specifichi un po' meglio il quesito, Ivana, perché. Comunque sulla prima parte si può rispondere, poi che ci siano enti non soggetti al vincolo del pareggio di bilancio, vediamo. Dunque, si può finanziare il fondo di dubbia esigibilità con avanzo? Sì, a determinate condizioni. Si deve ovviamente arrivare all'approvazione di un rendiconto, dal rendiconto deve risultare che l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità ha determinato uno svincolo dell'accantonamento stesso rispetto alla quota accantonata al 1 gennaio 2015. Quindi lo svincolo di questa quota può essere applicato al bilancio di previsione per finanziare l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione 2016. Grazie, Ivana. Quella successiva, la 28. Finanziamento concesso dalla Regione anni addietro per finanziare un'opera pubblica. In mancanza di un'espressa indicazione da parte della Regione al riguardo, la relativa entrata deve intendersi interamente accertata nell'anno in cui è stato concesso il contributo, a prescindere dal fatto che il correlato pagamento sia scaglionato secondo l'andamento delle fasi dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori? Diciamo però che questa seconda parte mi fa quasi prevedere che sia un contributo a rendicontazione, no? La relativa, quindi non abbiamo un'indicazione al riguardo e di fatto la Regione concede no, non lo concede, a prescindere dal fatto che il correlato pagamento sia, sì, la Regione sta finanziando l'opera secondo l'andamento delle fasi di affidamento e dell'esecuzione dei lavori. Di fatto, quando è che noi abbiamo diritto ad ottenere il contributo? Comunque, quando dimostriamo che i lavori li abbiamo fatti. È difficile trovarci di fronte a finanziamenti della Regione che non presuppongono una sorta di rendicontazione e che di conseguenza la Regione eroga tout court, a prescindere da qualsiasi altra condizione. È ovvio, se siamo proprio in questo caso limite, allora lo possiamo tenere come accertamento a residui, ma propenderei più per reimputarlo proprio secondo l'andamento dei lavori, perché è molto probabile che il finanziamento sia concesso proprio sulla base della realizzazione dell'opera e in quel momento sorge il nostro diritto di credito. Recupero anche la domanda numero 8, Ivano, un po' prima, a proposito di cassa depositi e prestiti. Se la cassa depositi e prestiti eroga i fondi residui sui mutui non chiesti perché l'opera è chiusa, non ho né residui in entrata né in uscita. Sì, Dove continua? abbiamo risposto nel corso del webinar proprio ad una tematica simile. Di fatto l'opera è finita, non abbiamo accertamenti, non ho né residui né in entrata né in uscita. Contabilizza tranquillamente l'entrata in competenza e la destina ad un intervento in conto capitale. Perché ormai quell'entrata da indebitamento non ha più vincolo, essendo il vincolo del tutto realizzato, il vincolo di spesa ha trovato la sua attuazione. Quindi l'accerta in competenza individua un intervento di spesa in conto capitale che possa essere finanziato da questa entrata.
Ti ringrazio Ivana, stavo scorrendo un po' le domande. Volutamente non sto selezionando quelle che riguardano la nuova normativa sui nuovi vincoli di finanza pubblica, quindi sul pareggio di bilancio, perché quelle le manderei ad un momento successivo, magari mandate una mail ad assistenza armonizzazione, perché mi sto concentrando sulle domande più attinenti al bilancio di previsione. Quindi, un'ultima domanda sull'FCDE, Ivana, a numero 22, sulle modalità del calcolo dell'FCDE. È corretto calcolare il fondo crediti dubbi esigibilità 2016 sul periodo 2010-2014? Se non abbiamo ancora le risultanze del rendiconto 2015, perché ancora dobbiamo fare la riconciliazione con il conto del tesoriere, io lo reputo corretto. Quindi tranquillamente. Del resto, a prescindere dal fatto di quale media utilizzare, quale quinquennio prendere a riferimento, l'importante è che il fondo crediti di dubbia esigibilità si faccia, si applichi nella parte spesa del bilancio di previsione. Questo è quello che mi sento di dire agli enti che sono preoccupatissimi. Quale media, quale quinquennio, quali incassi in competenza, incassi in conto residui, posso utilizzare già da partire dal quinquennio 2015 e dall'ultimo anno del quinquennio 11-15 la formula relativa agli incassi in conto competenza che si sono e più gli incassi in conto residui verificatisi l'anno successivo? Sì, l'abbiamo già detto nel webinar precedente che vi invito ad andare a rivedere, abbiamo sviscerato il fondo crediti di dubbia esigibilità. Mi sento di rispondere anche in maniera affermativa a questa domanda, se effettivamente non ha un 15 ancora rendicontato alla perfezione. Ti ringrazio Ivana per la chiarezza espositiva anche nel corso di questo webinar. Ringrazio ancora tutti voi partecipanti e mi scuso per i problemi tecnici che abbiamo avuto. Troverete la registrazione del webinar di oggi e le slide presentate da Ivana a partire da domani sul sito della formazione di IFEL nella sezione Contabilità e Bilancio. E ricordo a tutti che è anche disponibile la pubblicazione di IFEL sull'armonizzazione contabile. È sempre attivo il servizio di assistenza sui temi dell'armonizzazione attraverso l'indirizzo email assistenzaarmonizzazione@fondazioneifel.it. Ricordo a tutti voi che lunedì prossimo è previsto un nuovo webinar sul tema del rendiconto armonizzato. Ringrazio Ivana, prima di tutto, per de averci dedicato tanto tempo e tanta attenzione ai quesiti numerosi che sono arrivati dai comuni e ringrazio anche tutti voi partecipanti. Grazie, arrivederci alle prossimi appuntamenti.